Eccoci qua fuori dal comune con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ha parlato anche De Luca, il governatore della Campania. In Campania contiamo di avere il picco per fine aprile inizio maggio, dunque l'inizio della curva discendente fino alla somma zero. Abbiamo registrato dei rilassamenti intollerabili, ho dovuto chiedere l'invio di altre 300 unità delle forze armate per la Campania a sostegno delle forze di polizia nel controllo del territorio. In alcune zone c'è disinvoltura che fa paura. Queste le parole del presidente De Luca. Sindaco, ti invito a commentarle, anche a chiarire un po' il rapporto anche col governatore in tempi di emergenza sanitaria. No, noi collaboriamo con tutti, però diciamo anche sempre la verità. Adesso apprendiamo da quello che tu ci stai leggendo che il picco lo hanno spostato in avanti. Il governatore aveva parlato del picco tra il 3 e il 4 aprile, adesso l'ha spostato di un mese. Ecco, questa assenza di chiarezza non aiuta, così come non aiuta le differenti interpretazioni tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione. In mezzo c'è il cittadino vuole chiarezza, vuole trasparenza, vuole rigore, il cittadino vuole sapere per esempio perché in questi anni si è smantellato di 2/3 la sanità pubblica, no, prima abbiamo parlato con Ascerto. Quindi i medici, i ricercatori, gli infermieri, nonostante sia stata smantellata la sanità pubblica della nostra regione, stanno facendo un lavoro incredibile, che è ancora più incredibile perché sono senza munizioni, senza armi. Adesso finalmente gli hanno dato i dispositivi di sicurezza, ancora le mascherine che mancano, le terapie intensive. Abbiamo cominciato l'epidemia, caro Lucio, con 334 posti letto di terapia intensiva in tutta la regione, che sono 6 milioni. Allora non è colpa del cittadino, ma cominciamo un'altra volta la comunicazione che se aumentano i contagi è colpa del cittadino. Insomma, il cittadino complessivamente si sta comportando da grande soldato, perché con grandi limitazioni della libertà, anche con schizofrenie tra uno che dice una cosa e uno che dice un'altra, sono più responsabili dei loro rappresentanti certe volte. Poi che ci sia qualche irresponsabile, che ci sia qualche situazione che va colpita, questo accade a Padova, a Milano, a Palermo, a Londra, a Berlino, non è un tema napoletano. Insomma, io su questo sinceramente comincio a sentire un po' la stanchezza di una certa narrazione che la colpa è del panettiere che fa la zeppola di San Giuseppe e non di chi ha ridotto di 1500 posti letto. Guarda, caro Lucio, lo dico con molta sincerità, se noi avessimo avuto i posti letto che spettavano alla Campania e che la politica regionale doveva garantire, cioè 1500 posti letto, secondo me adesso non era necessario fare quel balletto farsesco tra Conte e De Luca, il bambino può uscire accompagnato o non può uscire accompagnato, la pizza da sport la puoi portare o non la puoi portare. Cioè, sembra che adesso l'alleato del virus è il napoletano che va a comprare il pane alla Vigna Secca. Sinceramente sta storia smettiamola, perché qua siamo tutte persone responsabili. Se c'è qualcuno che sbaglia ci sono le forze di polizia, c'è la polizia locale, la polizia metropolitana, la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di Finanza e l'esercito. Non abbiamo bisogno né di lanciafiamme, anzi lanciafiamme ne abbiamo bisogno per costruire quei posti che al ritmo cinese avete smantellato nella sanità della nostra regione. Usate la fiamma ossidrica, che è molto più bella, la fiamma ossidrica, costruite posti letto, così siamo tutti quanti più sereni, che anche se qualcuno di noi si dovesse ammalare non bisogna decidere se deve staccare la spina a quello che ha 50 anni o a quello che ha 80 anni, perché diciamolo con molta crudezza, nel nostro paese siamo arrivati a questo. C'è gente che è morta in casa perché non è arrivata in ospedale, lo vogliamo dire? O la colpa è del cittadino, come dire, che è irresponsabile? Questa cosa la dobbiamo dire, perché adesso dopo 40 giorni, un mese di quarantena, noi dobbiamo chiedere ai cittadini un altro sforzo, fino a fine aprile. Adesso il Presidente dopo ha detto che il picco era il 3 aprile, adesso il picco è arrivato al 30 aprile. Quindi diamo informazioni corrette, sensate, e affidiamoci soprattutto ai medici seri, come appunto Ascerto e tanti altri, che ci danno quelle informazioni con correttezza, con rigore, con trasparenza, senza terrorismo psicologico e senza umiliare il cittadino di turno che non merita di essere umiliato. Apriamo la linea telefonica, andiamo da Luca. Ciao Luca. Buonasera sindaco, io sono un commerciante di un mercatino rionale e come sa bene dall'ordinanza regionale c'è la chiusura anche per i generi di primo alimentari. Noi vogliamo sapere perché questa cosa con tanto affollamento nei supermercati e non si può accedere a un mercatino. Grazie Luca, la risposta è sì. Ma vede, questo è un cittadino responsabile che con molta pacatezza pone una domanda di buon senso.
Io sono dell'idea che i generi di prima necessità si possano vendere ovunque. Anzi, più sono aperti i negozi che vendono generi di prima necessità, stiamo parlando, No, no, certo. Meno file ci sono. Per esempio, io non riesco a capire perché nella nostra regione, pensate che anche in Lombardia l'hanno fatto, non si può portare il cibo da sport a casa. Ridurrebbe le file delle persone ai negozi, consentirebbe ai centri di ristorazione, pizzerie o altro di portare un cibo a casa. Cioè, queste, ecco, sono le cose che io sinceramente non comprendo. Qua si è capito, a un certo punto si è fatta la corsa a chi faceva l'ordinanza più dura, no? L'abbiamo visto, Conte parlava alle 9 di sera, De Luca alle 11 di sera, De Luca alle 10, Conte alle 11. E il cittadino in mezzo, che giustamente, come il nostro amico Luca, dice: scusate, ma se io vendo un genere alimentare, perché non lo posso vendere? Oppure tutto il dibattito così bello di questi tempi, va, forse per sorridere pure un po', ma il panettiere può fare pure la focaccia col pomodoro o non la può fare? Può fare il dolcino o non lo può fare? Ma insomma, mi sembra un dibattito normale questo qua. Io veramente, è surreale. Sindaco, a proposito di quello che devono fare le istituzioni, il comune vigila anche su chi approfitta anche alzando i prezzi, e il comune fa anche però un appello ai cittadini ad essere vicino ai più deboli e magari a delle donazioni attraverso l'IBAN. Ma la vigilanza ovviamente la deve fare soprattutto la Guardia di Finanza, gli organi di controllo, e faccio anche un appello al buon senso di tutti, veramente, di non alzare i prezzi, di non approfittare, anzi, siccome alla fine gli unici che stanno lavorando, gli unici tra i pochissimi che stanno lavorando sono proprio i negozi aperti, di comprendere in questo momento è un momento di difficoltà, ma io devo dire che nella nostra città non si registrano dati significativi. Sì, la generosità è molto grande. Pensa che nel bando che noi abbiamo messo adesso per l'acquisto con i buoni dei generi di prima necessità, abbiamo previsto che gli esercizi che si convenzionano non solo devono fare una scontistica e va bene, devono venire incontro a tutto questo, ma anche dare gratuitamente a ogni famiglia bisognosa che ha diritto al bonus del buono pasto per i generi alimentari un uovo di Pasqua, perché almeno in questa Pasqua così triste che sia Pasqua per tutti, cioè che anche nelle famiglie più povere possa arrivare un uovo di Pasqua. Sono piccoli segnali, ma noi dobbiamo anche mantenere in questo momento, secondo me, la coesione sociale. Io mi auguro che Napoli scopri sempre di più anche in questi giorni il suo volto umano e il suo cuore grande. Andiamo al telefono da Enzo. Enzo per il sindaco. Buonasera a lei, signor sindaco. Una premessa: io non ho votato né lei e né il signor De Luca, sono di un altro, veramente sono apolitico. Quelle poche cose che funzionano in questa città, lei si prende sempre i meriti. Quelle invece tante cose che non funzionano in questa città, lei dà la colpa al governo centrale oppure al signor De Luca. Ma lei, invece di criticare sempre, perché non si riduce lo stipendio per prendere beneficenza? La ringrazio e buona serata. Ecco, questo è il signore, per esempio, che nemmeno in questo momento ha fatto prova, come dire, di illuminare un po' la sua coscienza, ma non perché mi abbia criticato, perché evidentemente anche in questo momento, invece di avvertire il senso di solidarietà e chiedersi ma chi lo sa che il sindaco non l'abbia fatto, care signore, di cui spero un giorno di stringerle la mano e farle capire che significa fare il sindaco in questi momenti, io voglio dire che io non solo, diciamo, contribuisco quotidianamente anche personalmente, ma non lo dico perché queste non so se si dicono, una parte del mio stipendio del mese di aprile, ma lo farò fino alla fine dell'emergenza, lo metto sul conto corrente. Io mi auguro che anche lei, oltre, come dire, a dare fiato in modo così, diciamo, improvvido ai suoi polmoni, metta qualcosa di soldi nel conto corrente, oppure se non le ha almeno cerca di contribuire all'unità della nostra città. Con grande affetto, perché io non riesco a portare rancore per nessuno, però le invito un attimo a riflettere che cosa significa fare il sindaco. Io non mi piglio mai meriti miei, anzi merito quando facciamo cose buone, sono dei napoletani e della nostra squadra, quando le cose non vanno bene me ne assumo la responsabilità. Evidentemente non mi ha seguito bene in questi anni, mi auguro davvero un giorno di poterla incontrare e salutarla con affetto. Sindaco, sempre il comune di Napoli ha, come dire, preparato 154 posti letto da mettere a disposizione di medici, infermieri, personale sanitario, pendolari, anche, come dire, un personale sanitario che abita a Napoli ma come vuole stare più tranquillo e stare lontano dalla famiglia e dedicarsi solo al lavoro.
Sì, questa è un'altra cosa secondo noi importante che abbiamo previsto e dove abbiamo raccolto la generosità di diversi imprenditori del settore turistico alberghiero e delle ricettività della nostra città. Cioè ben 42 strutture con 150 posti letto che sono nella disponibilità di tutti i medici, infermieri e personale sanitario, sia residente a Napoli sia residente fuori Napoli, che lavora nei nostri ospedali e vuole avere un posto letto in cui dormire, magari perché non ha la possibilità di restare a Napoli, oppure perché, pur essendo napoletano, vuole evitare di tornare a casa con il rischio di contagiare i familiari. Quindi gratuitamente possono essere ospitati, vedete le modalità sul Comune di Napoli, e alla struttura che li ospita poi noi garantiremo il pagamento delle utenze e la pulizia poi dei locali a fine soggiorno. L'ultimo ascoltatore, Gaetano, e poi salutiamo il sindaco. Gaetano. Buonasera sindaco, volevo fargli complimenti per l'intervento fatto poc'anzi, perché la colpa non è dei cittadini di tutto quello che succede, ma bensì dei nostri governanti. Ha plenamente ragione, perché parlando con un amico mio professore, la cosa che si doveva fare subito, immediatamente, è quella di prendere, fare i tamponi a tutta la popolazione. Questo è l'intervento magistrale che si doveva fare inizialmente, così i portatori sani venivano messi da parte e si calava l'infezione. Questo non è stato fatto, sono trovati dei palliativi. Purtroppo la responsabilità è, quindi, è comunque di chi ci governa, non del cittadino. Complimenti e buona serata, sindaco. Grazie a lei. Questo è uno dei temi che il nostro ascoltatore ha posto. Anche qui, non so se per scelta, per incapacità, per inadeguatezza, per assenza di prontezza, la Campania è l'ultima regione d'Italia per tamponi effettuati. Quindi quando noi leggiamo che a Napoli ci sono 600 casi, è molto verosimile che ce ne siano 6.000, che ce ne siano tanti di più, e questo ovviamente allunga i tempi della fine dell'incubo, perché ogni persona positiva che non sa di essere positiva, magari anche asintomatica o poco sintomatica, continua ovviamente a lavorare, continua a girare, può contagiare i propri familiari. Ma ne dico anche un'altra: io trovo grave che non si sia stabilito un luogo sin dall'inizio in cui ospitare le persone positive che non avevano bisogno di ospedale, invece sono andati a casa, e a casa il rischio del contagio è 1 a 3, cioè 3 persone che si contagiano quando hanno in un ambiente chiuso o stanno a contatto con un positivo. E voglio dire, anche il fatto di non aver dato mascherine e dispositivi di sicurezza ai medici. Voi li avete dati ai tassisti? Anche a tantissimi, sì. Anche i punti di contagio principali, Lucio, sono stati gli ospedali. Vediamo in Lombardia, vediamo in Campania, Codogno, Alzano Lombardo, anche qui negli ultimi giorni. E questo è un altro tema paradossale, cioè il medico che deve curare rischia di non curare più perché si ammala, rischia di contagiare di più perché ha contatto dei pazienti, rischia di andare a casa, ammalarsi e contagiare. E questo, voglio dire, penso che un po' più di attenzione, ecco, mettiamola in questo modo, soprattutto nella fase iniziale ci voleva. Il nemico ci ha colto completamente impreparati. Poi c'è qualcuno che nasconde la luna, se la prende col dito e dice tutto questo è colpa perché ci sta la signora che sta per strada, la vecchietta che sta portando magari una busta di pane alla sua vicina di casa che ha bisogno, ma quella è l'untrice a cui bisogna sparare perché è colpa sua se stiamo in queste condizioni. Insomma, a questo non ci sto, non è che voglio difendere tutti i napoletani, c'è anche chi sta sbagliando, c'è anche chi è responsabile, li stanno multando, le forze di polizia stanno facendo migliaia e migliaia e migliaia di multe a Napoli come altrove, quindi il controllo del territorio c'è. Sindaco, grazie. Alla settimana prossima, un grazie, abbraccio. Grazie, un abbraccio a tutti, grazie. Grazie, grazie al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, fuori dal comune. Termina qui e poi tra poco torneremo con la nostra informazione sportiva.